al momento nostalgia. Nostalgia per tutte le persone che abbiamo incontrato, per tutto quello che ci hanno lasciato e la speranza di poterle incontrare di nuovo e condividere ancora questi momenti speciali. La parola che viene in mente a me è meraviglia, perché ogni giorno durante il nostro viaggio abbiamo fatto delle piccole grandi scoperte di questo territorio e quindi la meraviglia, lo stupore di incontrare sempre delle persone nuove che ci hanno accolto a braccia aperte, la meraviglia di vedere sempre un posto nuovo e di esplorare, tra virgolette, i nostri paesini e il nostro territorio. Il panorama più bello in assoluto è quello della Sella del Corticato. Abbiamo raggiunto Teggiano partendo da Roscigno e quindi abbiamo dovuto valicare questa zona, diciamo, degli Alburni, ed è uno spettacolo di colori, di profumi, di natura. Ora è il periodo di fioritura della ginestra, per cui diciamo che paesaggisticamente non potevamo sperare di meglio. Ricorderemo tutte le persone perché, per l'appunto, come dicevo prima, in ogni paese abbiamo fatto dei vecchi o nuovi incontri, perché abbiamo incontrato persone che non rivedevamo semmai da anni oppure abbiamo conosciuto delle persone nuove. Tanti ex alunni nel mio caso. Tanti ex alunni ha incontrato Simona e tante persone che nelle settimane precedenti al viaggio ci avevano contattato per dirci che, insomma, volevano incontrarci e ospitarci. E quello che ci ha, insomma, stupito è l'entusiasmo sicuramente di tante giovani coppie e di tanti ragazzi, nostri coetanei, che credono ancora in questo territorio. Questo vale per i ragazzi di Stio, per i ragazzi di Rofrano, per i ragazzi di Bosco, ragazzi che hanno deciso di rimanere nel Cilento e hanno deciso di lavorare come lavoravano i nostri anziani, impegnarsi anche nella terra, nell'allevamento, e quindi credono ancora che il Cilento possa essere una risorsa. Allora, uno dei primi frutti immediati di questo viaggio sarà una piccola anteprima a Vallo della Lucania il 17, 18 e 19, adesso luglio, e in occasione di questa festa che verrà fatta a Vallo. Del recupero dei centri del centro storico, esatto. Salviamo il centro storico. E esporremo, insomma, una decina di foto tra le più belle dei centri storici, per l'appunto, fatti durante il viaggio, e anche qualche mio disegno, e vorremmo arricchire il tutto anche con delle frasi scritte sul diario di viaggio durante il cammino. Questa, insomma, come una piccola anteprima su quello che sarà il lavoro che faremo poi.